cos'è la data di scadenza di un alimento? La data di scadenza viene indicata sulle confezioni di alcuni alimenti con la dicitura da consumare entro, seguita da giorno, mese e anno. Questa informazione definisce la data entro cui un alimento deve essere tassativamente consumato. Se ciò non avviene, il prodotto definito scaduto potrebbe causare danni alla salute del consumatore. Questo è il caso di prodotti alimentari freschi come il latte e tanti prodotti del frigorifero. Una dicitura all'apparenza molto simile è quella riportata sulle confezioni di acqua, uova o conserve, dove la data di scadenza è preceduta dalla dicitura da consumarsi preferibilmente entro il. L'aggiunta del termine preferibilmente concentra l'attenzione non più sulla sicurezza dell'alimento, che può essere consumato anche oltre tale data, senza dare problemi, ma sulla sua qualità. Questa dicitura, definita termine minimo di conservazione o TMC, è la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche, come il sapore, in adeguate condizioni di conservazione. Un prodotto che ha superato il TMC, come può accadere per la pasta secca, i biscotti, le farine e i surgelati, non è affatto scaduto e potrebbe ancora essere consumato, verificandolo attentamente. Fare la lista della spesa, imparare a gestire al meglio la dispensa e comprendere la differenza tra la data di scadenza e il TMC è fondamentale e ci aiuta a evitare inutili sprechi di cibo. Alla prossima pillola di sapere!